Veramente, non ho parole, tutte le cazzo di volte c'è il sole che va e viene. Ciao ragazzi, io sono Red e come potete notare siamo tornati in un posto che alcuni di voi conosceranno molto bene, ovvero la linea di tiro del Monopolies of Terra, Reggio Emilia, link in descrizione. Perché siamo qui oggi? Beh, perché come avete letto dal titolo vi farò vedere un paio di tips and tricks per migliorare il vostro gameplay quando andate a giocare a Soft Air. Sostanzialmente impareremo a sparare con il braccio sinistro, cioè shifteremo tutto l'utilizzo del fucile dalla spalla destra alla spalla sinistra. Questo vi permetterà di girare gli angoli e sembrare il John Wick della situazione. A breve cominceremo a portarvi sempre più video in questa zona, stiamo finendo di mettere a posto un pochino le cosine perché stiamo espandendo il nostro territorio, quindi ci piace rendervi partecipi di tutto ciò. Sigla che poi partiamo. Partiamo cercando di capire com'è che entriamo in puntamento normalmente. Ovviamente mettiamo la mano destra, quella con cui spariamo, sull'impugnatura, col dito fuori dal grilletto, a meno che noi non si voglia andare a sparare. La mano sinistra la mettiamo sul RIS, dove volete, alcuni la tengono qui, alcuni la tengono qui, alcuni la tengono qua, io preferisco tenerla in punta. Poi dopo appoggiamo il calcio del fucile alla spalla, non consiglio di tenerlo troppo basso, ma leggermente fuori dalla spalla, in questo modo, ok? E entriamo in puntamento. Appoggiamo la guancia al calcio e cerchiamo di... No, Giuse. Ciao, nonna. La cosa importante comunque è che quando voi entrate in puntamento riusciate a vedere il reticolo del mirino in maniera chiara, senza concentrarvi su quello, ma concentrandovi su quello che volete andare a colpire, sia questo un bersaglio che avete posizionato o quello che è, in modo molto chiaro. Quindi quando entrate dovete vedere esattamente quella cosa che state puntando, per così dire. Ora che abbiamo capito com'è che si entra in puntamento in maniera normale, proviamo invece ad entrare in puntamento sulla sinistra. Quello che andremo a fare è molto semplicemente andare a rimuovere ovviamente la cinghia a due punti e posizionare nello stesso modo, ok, ma sulla sinistra. Io la metterò solamente intorno al collo perché mi risulta più semplice, non mi va a rompere le balle con i microfoni. Andiamo a ripetere la stessa cosa che si faceva sulla destra, semplicemente sulla sinistra. Quindi prendiamo il fucile, posizioniamo a questo giro la mano destra sul RIS del fucile, la sinistra sull'impugnatura e poi dopo con la guancia andiamo ad appoggiarci. Quello che la maggior parte delle persone trova difficile è acquisire il bersaglio, quindi riuscire a vedere il reticolo con l'occhio sinistro. Questo perché la maggior parte delle persone che sono destre tendono ad avere l'occhio predominante destro, per forza di cose. Io per esempio ho l'occhio predominante destro, quindi quando vado a puntare il destro, che è l'occhio predominante, riesce ad acquisire subito il bersaglio. Quando dovete spostare tutta questa cosa sulla sinistra, all'inizio vi risulterà molto difficile, soprattutto se usate un'ottica zoom, quindi lo stiamo facendo veramente nel modo più difficile possibile. Quello che vi posso consigliare è, soprattutto all'inizio, entrate in puntamento con un occhio chiuso e poi apretelo subito dopo, così il vostro occhio si è già allineato sulla lunghezza focale giusta e riuscirete ad entrare in puntamento in maniera molto più semplice. Una volta però che avete appreso sostanzialmente le basi, dovrete andare a ripetere l'esercizio più e più volte. Quindi prendete il fucile, lo impugnate e entrate in puntamento. Entrate in puntamento. Entrate in puntamento. Entrate in puntamento. Finché non vi viene naturale, adesso va a finire che prendo contro il microfono e non mi sentite più, dovete cercare di renderlo il più naturale possibile, in modo tale che il vostro corpo, a forza di ripetere questo movimento, si abitui a sostanzialmente il nuovo trucchetto che gli state insegnando. Una volta che avete appreso come entrare in puntamento, trovate subito il bersaglio, riuscite ad andare in allineamento e in posizionamento subito, in maniera semplice, andiamo poi a sparare. Quello che andrete a fare, io adesso ho rimosso ovviamente il caricatore perché così posso sparare in quella direzione senza problemi. Quello che andrete a fare è, con fucile abbassato, puntamento, togliamo la sicura, spariamo un colpo, abbassiamo e ripetiamo questo esercizio, questa ripetizione più e più volte, ovviamente andando a puntare a un bersaglio cercando di colpirlo tutte le volte. Una cosa che è molto importante fare è cercare di andare un pochino sempre più veloci tutte le volte, fino a quando non trovate il tempo perfetto in cui tirate su, vi allineate, sparate e colpite il bersaglio. Questo ripetuto più e più volte. Sostanzialmente vi basta fare questo, cioè da puntamento abbassato, come se voi foste in game, potete anche guardarvi intorno, cercare di distrarre il più possibile il vostro corpo e quando con un amico magari che vi dà il tempo, che vi tiene il tempo, che fa un beep che vi dà il segnale d'inizio, andare in puntamento
e poi abbassate. E ripetete questo esercizio più e più volte. In questo modo in pochissimo tempo diverrà estremamente semplice sparare sia con la sinistra che ovviamente con la destra. L'ultimo consiglio che vi do in conclusione sostanzialmente è di fare tante ripetizioni costantemente. Potete partire vestiti casual, ve lo consiglio in realtà, perché è un pochino più semplice, avete meno impedimenti, siete più liberi di muovervi. Una volta che vi sentite abbastanza forti e familiari con l'esercizio, vi potete poi spostare e utilizzare cinturone, cuffie, maschere, perché è molto importante, soprattutto perché quando non abbiamo niente addosso è molto semplice entrare in puntamento. Quando cominciamo a metterci le cinghie a un punto, magari cinghie a due punti, con il tattico sotto, con l'elmetto, con la maschera, vi assicuro che la cosa diventa un pochino più complicata. Comunque questo era tutto quello che vi volevo dire, spero che questo video vi sia risultato utile. Se queste pillole qui con piccoli allenamenti vi interessano, fatecelo sapere nei commenti, siamo qui pronti ad ascoltarvi, sapere cosa ne pensate. Qui da Red è tutto, noi ci vediamo sabato con un'incredibile nuova recensione. Stay hungry! Non so perché non faccio quello che fa Alex Pineschi.